Il futuro è, almeno all'inizio, malleabile. Ma il passato è robusto, solido, piacevolmente saldo. Tuttavia, quando si tratta di politica della memoria, il passato e il futuro si scambiano gli attributi. Il passato, per come lo ricordiamo, è malleabile. Possiamo plasmarlo liberamente, possiamo creare il passato reinventandolo. Siamo noi a decidere come interpretare le azioni e le decisioni delle persone nel passato. Quindi la tua scultura è ancora arte? O è già attivismo? Nel capitalismo, ogni azione senza scopo di lucro è sempre un atto di attivismo. L'arte è politica. Proprio come nelle videocassette di tua madre. Quelle non contengono nulla di politico. Credo che fossero una specie di diario. Diverse ore di interviste a giovani della sua generazione. Quali videocassette? Quando la madre morì, Virginia, nella soffitta di casa sua, trovò uno scatolo con dentro delle vecchie videocassette inedite. Nel 1968 mia mamma si è diplomata alla scuola di cinema. Doveva essere il suo progetto di fine corso. Fece a tutti la stessa domanda: cosa resterà dei vostri tempi? Credo che fossero i suoi amici più stretti, non lo so. Non abbiamo mai avuto un buon rapporto. Non parlavamo molto. Perché non ti ha mai detto chi era tuo padre? Soprattutto per quello. E ora hai invitato tre uomini che hai identificato nelle videocassette di tua madre a una riunione per guardare insieme a loro. Francamente, è un'idea del pezzo. Ma mi piace. Mi piace! A tipo primo scelsi fa, l'arte diventa vita, la vita diventa arte. Tre magnati del capitalismo. Spero che i ricordi del passato non li buttino troppo giù. E se non sarà il tuo film a farlo, di sicuro sarà la mia scultura che urla pentitevi a quei cazzoni neocapitalisti. Cerca di essere gentile con loro. Sono solo tre vecchietti. E uno potrebbe essere mio padre. Insomma, uno forse lo è. Vorrei che uno di loro fosse mio padre. Problemi con la figura paterna. È tutto pronto per stasera? Tutti e tre hanno confermato che verranno al vernissage. Sveleremo la scultura di Icilio, berremo un bicchiere o due e poi li faremo vedere alcuni video di tua madre. Forse canterò una canzone o due. Grazie. Grazie ancora per averci permesso di organizzare questo evento nella tua galleria. È molto gentile da parte tua. Cara, non ringraziare me. Ringrazio piuttosto il mio defunto marito per essere morto così presto e così ricco. Thank you.
L'artista
sogni svaniste. In forse l'onor mio, più ancor la vita, l'odio, l'amore stesso, mi sono atroce ambascia. Ucciderà, pur se una spada avessi, se questi ferri, ahimè, ma ne lusinghe. Come faceva? È l'Italia con un patto. No. Viva Italia, fortuna. Viva Italia, sacro. Con la spada e col... Stringe figli suoi e suo fin di tanti affetto un sol popolo d'eroi. Vera maniera in campo schiera dei compagni vita era e di scuola gente rossa al feroce traditore. Italia forte d'ora, con la spada e col pensiero, questo suol che a noi fu cura, tomba fin a dello straniero.
assassino. Oh, oh. Signore, non ho disturbore. Oh, signor mio, va fuori da ora. E qui la guida rimandi un altro in via. E voi tremate. Io lo temo. Vicino che sordo dall'auto convido, dormissi fra l'ombre del lieto giardino, quando ecco percosso da sordo muggito, mi sveglio e io nella terra m'appar, e dentro quel fuoco, sfogliati consunti, gli umani abituri, può risorgere a me. O terra, rigetta dal grembo i defunti, rigetta i defunti dal baratro. E ossa infinite coprire le pianure, fui tratto in quel punto sui giochi di Assia, e prima vagliano splendenti figure. Che immagine questa, cielo pietà. Esclamava, di felice chi manca di fede. E l'altra uno sveglio recandosi in mano, dicea, la menzogna confonde sicuri. Passando d'un uomo misfatto, clava una coppa che crebbe quel monte, ma il sangue nell'alta del nostro riscatto, che lei alla gran vuole sospesa nel ciel, quando ecco un vegliardo per fame distrutto spiccossi una giotta di bianchi capelli e dentro la pezza di colpe e rondo quelle aveva occhio
cigoletto, la coppa giustese, penso la storia sublime alle luci, e tu suona la voce di ruolo sintese, per te. Prema, non si prema, ferdi prema, ferdi prema.
Ma tu parli inglese? Allora, possiamo parlare inglese? Darling, let's speak in English. Let's talk about Carlo. A mere worker. Down in the shipyard. Rugged. Handsome. Hip muscle. He liked to box. A man who can use his hands is always very handy, if you know what I mean. You never quite knew what was going to happen with Carlo. But she loved that, I think. Laura. Giuseppe introduced Carlo and Laura together. I'm sure when he said, "Carlo, meet my sister," he was not really thinking about what was to come. So, allegedly, Carlo and Laura had a hot-blooded affair. She wasn't a kind of one-man girl. And he wasn't either. The worker of the shipyard, Mr. Muscles, Mr. Boxer, also slept with Christina. Some people say that when Laura found out that Carlo had slept with a mere student, that a piece of her broke. They say that on this day, something changed in her. Allegedly, his cheating, or on her, broke her enough for the finale.
Gravi il disonor, o dell'altrui delitto.
a me. Son qua. Non hai veduto? Che mai? Tu non udisti? Io nulla. Eppur feroce, qui s'aggirava, e mi parlò sua voce pare. Intorno tutto è silenzio, della tua memoria odi soltanto il suono. Io fido, ascolta. Gonfiarsi l'anima dinanzi al ciel mai doma, ma parve in mane un veglio che afferrò la chioma. Senso e bio travolto, la mangela sul brando, e mi sorrise in corpo, e tal mi fece comando. Disfacellar l'incarco, il mondo avrà.
Giuseppe's an interesting one. He's a very rugged, beautiful man. Bellissimo, as they say in Italiano. But I wonder, really, how much guilt he has. Because, well, he was her brother. But then I guess they grew apart. I mean, he must have still loved her, right? I mean, Giuseppe's power came from joining the force of the police. I do wonder, though, what Giuseppe's relationship was with Papa. His father, the general, Giuseppe, the man in line for the throne, the throne of power. But he was also friends with Carlo. There was such an interesting web of deception, love, radical ideas, but yet they were all connected. All because of this woman, his sister. I wonder if that drove her away from them. Because I believe that when they were younger, Giuseppe and Laura were very close, but now these two men in their power, the revolution, standing up for what they believed was right, this male dominance ended in suicide bomb attack, not only on the front line, but at the police headquarters where her father also died. There were rumors that in the line of defense, Giuseppe felt an honor to be a man, to be of his status. And that he held his gun towards her. I don't think he meant to kill her, but allegedly, the shot went off before hers did. Those demons must really eat Giuseppe up at night. Thank you.
Thank you.
io fossi. E ciò che cruento non scuotermi. Ancora! E un uomo voi siete? Cos'è? Non è là, ci si vuole, non è cosa che vuole stesso fare e spavento. Oh,
sera. Et io giacciami soventato al fantasma e io aspetto i tuoi spavento dalle larve t'ha prelato a una strada quale c'è una mi sergerò il mio corpo consumato chi morì tardano se gli armari s'avanno consumato
nostro movimento c'era una gran voglia di libertà, ma anche di totalitarismo, capisci? E questo lo dico sempre per la responsabilità che la nostra generazione deve assumersi per il 68. Quindi, quando dico dimenticate il 68, non sto dicendo smettete di pensare al 68. Significa non dimenticate di sognare, ma sognate un sogno di oggi, non un sogno di ieri. Yesterday è una bellissima canzone, ma dobbiamo trovare una canzone per oggi. Il mio obiettivo principale era convincerla a lasciare il paese, a rinunciare alla lotta, ad andare all'estero. Lei non voleva, era di nuovo dentro quel tunnel, quello spazio chiuso, isolato dal mondo esterno. E purtroppo non ci fu modo di convincerla. Lorenzo was radical at the time. He was radical and violent. And she wasn't at the start. She became a little more radical and violent along the line. Laura pensava che non fosse più possibile cambiare le cose con i suoi scritti. E che fosse giunto il momento di smettere di scrivere articoli e di andare a combattere in prima linea. E, se necessario, di abbracciare la lotta armata. Resta il ricordo. Il ricordo di una persona molto particolare. E la delusione per un grande progetto andato a catafascio. Resta il ricordo di una persona che speravamo sarebbe riuscita a portare a termine una fase importantissima della propria vita. E il dolore per il suo fallimento. Laura. Non ho mai smesso di amarla. Scusa.
canto. Se qui